pienamente condivisa l'applauso, perché è stato detto prima, l'ematologia in Italia condivide le conoscenze e l'apporto di fiducia col medico è fondamentale per condurre in porto con successo terapie di lunga durata. Ibrutinib, chi passa il primo o il secondo anno e non gli vengono effetti collaterali, ha elevate probabilità di non avere effetti collaterali negli anni seguenti, con poche eccezioni, e ha un'elevatissima probabilità di rimanere senza malattia per moltissimi anni. In genere, quando c'è qualche problema con ibrutinib, avviene più frequentemente in termini di tolleranza nei primi 12 mesi. Per cui, se ho ben capito, è la terza linea. Ha fatto due che ha una malattia, probabilmente non ha fatto No, no, due volte la chemioterapia. una sola, Quindi, a maggior ragione, se è una seconda linea di ibrutinib, le probabilità di stare tantissimi anni senza malattia, e non dico guarita semplicemente perché è da 5 anni che lo usiamo. Fra 10-15 anni potremmo dire che molti pazienti con AIDS saranno funzionalmente guariti, l'operational cure a cui faceva riferimento Felice Bombaci per la mieloide cronica, che ha il vantaggio di essere partita nel 2000 con i nuovi farmaci Glivec e company.